Buon pomeriggio amici del canale, ci ritroviamo qui per un interattivo. Quali saranno le prossime mosse del Sagittario? Io vi invito a iscrivervi al canale, a spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Per quanto riguarda informazioni, se avete voglia di informazioni, o per quanto riguarda un consulto privato, sul mio canale alla voce informazioni, ci sono i numeri di telefono e potete tranquillamente contattarmi tramite WhatsApp. Allora, vediamo il nostro Sagittario, le prossime mosse che vanno da oggi 17 agosto fino alla fine del mese di agosto 2021. Allora, cari Sagittario, ci troviamo in una situazione un po' così, piena di dubbi. Avete dei dubbi inerenti a qualcosa? Siete bloccati? Dovete prendere delle decisioni? E siete voi che potete cambiare le carte in tavola. Siete in questo momento, vi sentite chiusi, vi sentite infelici, non riuscite a creare qualcosa di buono, di soddisfacente. E chiaramente parlo sempre del campo sentimentale. E le novità, se le volete, dipendono da voi. Ho capito che avete chiuso una storia, lo abbiamo detto anche l'altra volta. Avete chiuso una storia e chiaramente avete paura, avete il terrore, ma qui ci vogliono cambiamenti, cioè muovetevi a prendere queste benedette decisioni. È un momento difficile, siete pieni di dubbi, ok, ho capito, però se volete che la situazione cambi e volete comunque sia delle novità positive, un cambiamento positivo, questo sta soltanto a voi. Vi riconfermo che è un periodo comunque di chiusura, avete questo senso di noia, ma dovete raccogliere quello che la vita vi offre, perché la vita in questo momento vi sta mettendo avanti una situazione o una persona dove veramente potrebbe darvi tanto e non c'è bisogno di allontanarsi, non vi deve far paura, non vi deve spaventare. Io ho capito che perché siete stati lasciati, avete avuto una fregatura, avete avuto un'inculata, scusate il termine, io capisco tutto quello che volete, ma se la vita vi sta rimettendo di fronte a una situazione bellissima, cercate di prendere e di raccogliere, non di prendere, di raccogliere questi frutti, altrimenti anziché aspettarsi cose positive, possono soltanto accadervi avvenimenti che sono poi dopo sfavorevoli per voi. Quindi bisogna osare. Ecco, per avere fortuna dovete osare, dovete rischiare. Provateci, perché se non provate non potete mai sapere. La donna in questione in questo momento è in una situazione ferma, ferma perché non riesce ad essere in sintonia con voi, per quanto si possa sforzare, per quanto vi possa venire incontro nell'eventualità vi venga incontro. Si ha bisogno comunque di una rinascita, anche perché è un momento positivo. Cioè, voi siete innamorati, ci sono i sentimenti. L'altra persona è innamorata, anche se in questo momento è in una situazione di fermo. Di fermo perché soffre, soffre comunque delle ingiustizie che voi le state facendo, ok? E voi viceversa soffrite per delle ingiustizie che vi hanno fatto, ma dovete comunque dimenticare. Cioè, ripeto, siete un pazzo perché vi state comportando in un modo dove non state neanche pianificando quello che dovrebbe essere il vostro futuro. Quindi vi state comportando così all'impazzata, fate perché è giusto fare. No, no, iniziate a concretizzare. Ci saranno degli imprevisti, dovete guardare, cioè proprio le carte invitano a guardare al futuro con attenzione. E basta discutere con tutto ciò che fa parte di un passato, cioè bisogna guardarsi dentro per poter andare avanti, guardarsi dentro per poter raccogliere questi frutti che la vita dà senza avere dubbi, senza avere paure e distaccarsi da un passato che vi ha fatto soffrire.
Assolutamente. E se pensate nell'eventualità di dimenticare tutto e dimenticare iniziando un'avventura, ok? Questa avventura che vi faccia magari distrarre, questa avventura non vi porterà assolutamente a nulla, anzi, sì, vi darà un attimo, un momento magari un po' così gioioso, ma rimarrete sempre con i vostri dubbi e con i vostri problemi, perché fino a quando non curate quello che avete dentro, non riuscite assolutamente ad andare avanti e ad avere qualcosa di positivo, ripeto, per il vostro futuro. Voi siete l'unico segno che mi fate incazzare, perché siete pieni, pieni proprio di dubbi. E diversi ce ne sono, quindi dovete equilibrare ragione e istinto. Dovete riequilibrare queste due qualità, perché a ragionare sapete ragionare quando vi ci mettete. Istintivi è vero, siete comunque istintivi, perché da una parte l'istinto che voi avete è anche una vostra qualità quando la fate uscire fuori, ma le dovete mettere per le cose giuste. Cioè, potete avere tutto, potete avere tutto quello che volete di positivo, ok? Basta soltanto saperlo prendere. Mettete da parte la paura, i dubbi che avete e poi, scusate un attimo, ma se nella vita non si rischia, fatemi capire una cosa. Cioè, che cosa pensate? Che qualcuno vi viene a bussare dietro la porta e vi fa sparire tutti i problemi, tutte le vostre paranoie che vi fate nel vostro cervellino? Perché infatti alla fine le vostre sono soltanto delle paranoie. Quindi agite, 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 non finirò mai di dirvelo, osate, rischiate, perché vedrete che così non vi troverete male. Queste sono le prossime mosse del Sagittario da oggi fino alla fine del mese e speriamo che mi ascoltate. Vi auguro un proseguimento e un buon pomeriggio. Scusatemi per questa reazione, ma purtroppo il Sagittario è l'unico segno che mi manda in tilt. Non sono Sagittario io. Ok, vi auguro una buona giornata. Al più presto.